Buonasera a tutti, ben ritrovati a tutto il popolo di Radio Saius e delle reti collegate. Sono Miro Cortini, questa è la trasmissione di che cosa stiamo parlando e mi riaggancio alla trasmissione precedente, 15 giorni fa, sempre a quest'ora, alle 18.30, che parlava di Sicilia, essendo un periodo di vacanze, ho preso questo aggancio con la Sicilia, che è una terra che io amo molto e che ho frequentato anche varie volte, anche per questioni di lavoro, e quindi la conosco abbastanza bene ogni provincia. Dunque, eravamo rimasti che vi avevo lasciati con qualche suggestione legate alla cinematografia, al cinema. Della Sicilia si può dire tanto, è stata terra di conquista di equipe cinematografiche Per per vari vari scenari, cinema, chiaramente. la Sicilia ne offre veramente tanti, ma a parte questo alcuni film hanno una storia abbastanza particolare e sicuramente bisogna ricordare, scusate, bisogna ricordare una persona come già facevo l'altra volta, che è originaria di Bisquino, nato nel 1897, e parliamo di Frank Capra. Frank Capra negli anni 20 e 30 ha conquistato tantissimi veramente riconoscimenti nel cinema. E la sua vita è una vita particolarissima, è arrivato come emigrante da bambino in America, ha fatto tantissimi lavori, poi alla fine ha fatto anche degli studi legati al mondo della chimica, mi pare biochimica, e poi si è buttato nel cinema e ha avuto tantissime soddisfazioni. E alla fine della sua vita è richiamato dai suoi compaesani, è ritornato in Sicilia ed è stato accolto come fosse quasi il Presidente degli Stati Uniti d'America. È stata una cosa commovente. E fra i tanti film che ha fatto, sicuramente la storia più bella è quella della sua vita, piena di alti e bassi, su e giù come le montagne russe, come poteva succedere solo in America. Di lui mi piace ricordare alcuni detti che ha lasciato legati al mondo appunto del cinema, come la pensava lui. Non ho mai pensato, questa è una delle cose che ci ha lasciato, non ho mai pensato alla parola arte. Il cinema ha a che fare con troppe persone e troppe cose per poter parlare solo di arte. E rispetto ai suoi colleghi, ha lasciato detto questa cosa qua: quei registi che si fanno belli con i movimenti di macchina e le inquadrature spettacolari, alla fine mostrano solo se stessi. Parliamo degli anni 20, 30, 40, quindi questo va ricordato. Per dire come la pensava, sono per la libertà della mente. Niente re né milionari, ma io, te e gli altri. Questa è la sanguinità e la concretezza dell'uomo che si è fatto da solo. Ecco, da questo vi avevo accennato dell'isola dell'isola di Vulcano, sì che ci sono stato, ma anche l'isola di Stromboli soprattutto, e anche qui c'è una suggestione cinematografica, non suggestione ma è una cosa, c'è stato un film fatto dal grande Renzo Rossellini, proprio girato nell'isola di Stromboli, e il titolo è Stromboli, terra di Dio. È il film che ha consacrato la presenza sullo schermo di Ingmar Bergman, e c'è una storiella alle spalle che è interessante. A parte che, insomma, qui è stata concepita anche una delle donne più belle del mondo del cinema, ma non solo del glamour, Isabella Rossellini. Isabella Rossellini, una donna bellissima che non ha fatto la carriera della madre come attrice, però direi che tutti la ricordiamo come una donna molto molto bella, tuttora vivente, ovviamente.
E questo l'aneddoto è legato. Renzo Orsellini era legato, anche se non era sposato, con Anna Magnani. E pare che ricevette, mentre era a casa della Magnani, stavano mangiando una montagna di pasta che stava preparando Anna Magnani per lui, arrivò questo telegramma dalla Svezia dove Ingmar Bergman accettava di fare un film con Rossellini. Quando lo lesse Anna Magnani, che era gelosissima, gli rovesciò in testa la montagna di spaghetti che aveva preparato per lui. Questo è storia vera, tant'è vero che poi Lana Magnani, dopo che Rossellini fece il film con la Bergman e si unì anche con lei, da cui appunto nacque Isabella Rossellini, fece un altro film proprio girato a Stromboli, adesso non ricordo il titolo, per ripicche, per vendetta nei confronti di Renzo Rossellini. Questo è l'aneddoto che volevo raccontarvi. E visto che parliamo del vulcano Stromboli, di cui vi ho accennato alcune cose, le particolarità, direi che per parlare di Sicilia non si può non legarlo a due dei della Grecia, Vulcano e Nettuno. Il vulcanismo e il nettunismo sono realtà sicule per eccellenza. Il nettunismo, in quanto essendo un'isola, il mare la circonda e quindi Nettuno con le sue bizze è preda delle coste sicule ogni giorno. E Vulcano, essendoci questi due vulcani importantissimi, Stromboli e Etna, c'è anche questa realtà. Io mi ricordo quando andai in vacanza all'isola di Stromboli, non dormivo la notte ed ero molto agitato, ma dicevano che era l'effetto proprio del vulcano, cioè se uno ha una sensibilità fisica particolare, questa energia del vulcano la sente proprio nel corpo, insomma, io ero sempre agitato e non dormivo la notte, mi chiamavano il vulcaniano. E mi ricordo adesso ricordo con sprezzo del pericolo come saltavo da una roccia all'altra, se lo dovessi fare adesso, parliamo di 20 anni fa, ero un ragazzo, avevo 35 anni, non ce la farei, sicuramente rischierei di ferirmi o quant'altro. Ecco, da qui volevo passare a parlarvi degli aspetti della sicilianità che tanti scrittori hanno evidenziato, addirittura partendo da Cicerone, che definiva le genti siculi gente acuta e sospettosa, nata per le controversie. Giovanni Cecchi, età più recente, vicino a noi, ardenti nemici, definendo i siciliani, ardenti nemici, ardenti amici, scusate, ardenti amici e pessimi nemici, di intelletto secco e di lingua velenosa e tanta astuzia. E il grande Andrea Camilleri, nel romanzo Il ladro di merendine, Montalbano, parla di Montalbano, che si commosse, quella era l'amicizia siciliana, parla di un atto di amicizia, era l'amicizia siciliana, la vera che si basa sul non detto, sull'istinto. Uno ha un amico, non ha bisogno di domandare. E queste sono cose belle, importanti, e chi conosce un siciliano e lo incontra nella sua terra, ma anche fuori dalla sua terra, io ho avuto l'occasione di conoscerle anche all'università, a Urbino, dei siciliani, e veramente per loro l'amicizia è qualcosa di sacro quasi, veramente sono assolutamente rispettosi dell'amicizia, per loro è una questione veramente di onore, la parola data è qualcosa che non, a un amico è una cosa che non si tradisce mai. Ecco, da qui è ritornando un po' a
al discorso della cinematografia, ricordo un film molto bello, il primo film a firma di Franco Battiato, il cantautore, che non ne ha fatti anche altri, alcuni documentaristici, uno sulla vita di Ludwig van Beethoven, molto bello, ma il primo è proprio girato, le prime immagini almeno sono girate, Perduto Amor, che è un po' nella falsariga della sua vita, autobiografico, e tant'è vero che appunto è girato, le prime immagini si vede questo viale a Riposto dove lui è nato, che è questo paesino proprio che è considerato il porto dell'Etna perché è proprio sotto alla direttrice che va su nel vulcano. E io ci sono stato e veramente lì ho scoperto questa cosa che non conoscevo, abituato ai mercati del pesce della Riviera Adriatica. Più di un tonnetto non si vede, mentre invece lì la pesca del tonno, parliamo di pesci dai 140-170 kg, insomma, e tant'è vero che lì nei mercati c'è il macellaio del pesce, cioè colui che squarta gli animali enormi che arrivano dal mare, sempre più rari purtroppo, perché ormai è stata fatta una mattanza appunto. Del nostro tonno a pinne rosse, dei nostri mari che viene importato, esportato tutto nei mercati di Tokyo perché è il più pregiato, è il migliore al mondo. Ecco, questo e poi volevo passare per raccontarvi alcuni piccoli aneddoti personali. Uno è legato a quello che mi è stato detto, parliamo del 97-98, in un piccolo paesino nella provincia di Ragusa, che è una delle più belle secondo me, parlando di turismo, è una delle più belle, una delle meno turistiche, ma proprio per questo forse una delle più belle. Ragusa Ibla è un museo a cielo aperto, è stupenda, lo abbiamo visto nei film di Montalbano tante volte. Dove questa signora, appunto, in questo piccolo museo, mi affrontò dicendomi, parlando di voi pensate che qua ci sia che la mafia, parlate sempre di mafia, ma dovete ricordarvi che la mafia, parliamo del 96-97, quindi da poco c'era stata la strage di Capaci, la mafia non è tanto quella della Sicilia, la mafia è quella dei colletti bianchi e quindi degli avvocati e dei commercialisti che sono al nord. Insomma, fu una cosa abbastanza forte. Mi fermerei lasciando la parola alla regia per un piccolo brano e poi riprendo. E quindi lascio la parola a Ugo per far partire un brano all'interno della trasmissione. Certamente Miro, ho qui giusto un brano, un artista che già tempo fa abbiamo diciamo, usufruito di lui, delle sue canzoni. Lui è Alex Sì. Cohen e questa è Good Old Time. Buon ascolto. Thank you.
Eccoci qua, ritornati, ringraziando Ugo per il bel brano che abbiamo ascoltato e rimanendo sempre su piccoli ricordi personali che però insomma danno la dimensione di quello che è la sicilianità, insomma, è l'essere piuttosto fieri e orgogliosi della propria terra. Con tutto quello che questa terra appunto dà, che è un misto di magia e di tragedia. E lo stesso possiamo vedere anche dalle immagini che stanno scorrendo, che ringrazio Ugo per la ricerca documentale puntigliosa, e quindi immagini dell'Etna con la lava, con la neve, di Stromboli e della bellissima Cappella Palatina, che è un pezzo d'arte veramente unico in Italia e direi forse nel mondo, per le cose che avevo raccontato nella precedente trasmissione. Quindi andate a risentire la precedente trasmissione se siete curiosi. Ecco, due episodi volevo raccontarvi. Ma non perché sono successi a me, perché sono, diciamo, sono abbastanza emblematici di quello che è la realtà siciliana. Quando andai la prima volta, mi pare, ed ero appunto per lavoro, accompagnavo un amico manager che girava la Sicilia per andare a trovare i suoi clienti. Passeggiavo così in un prato sotto ad Agrigento, vicino alla Valle dei Templi, posto magico, incredibile, bellissimo. A un certo punto si vede che mi hanno individuato come una persona non del luogo, una persona del nord evidentemente, ma insomma, non so in che modo. E questo signore a cavallo, un cavallo enorme, fra l'altro, i cavalli siciliani sono molto, molto possenti, molto alti, molto, molto grandi, e così proprio senza nessun convenevolo mi disse, mi chiese appunto per conferma che non ero di lì, sì, no, sono turista, così ho detto. Lo dicesse al signor Bossi, parliamo sempre del 95-96, gli anni in cui la Padania e la Lega Padana era potente, e c'era un po' di qualche cosa veniva detta sui terroni che non avevano voglia di lavorare, tutte queste cose qua, e loro chiaramente, insomma, questa cosa qui non è che faceva molto piacere, e appunto mi apostrofò in questo modo. Lo dicesse con il signor Bossi che venne a cercare la sua mogliera a chi in Agrigento. Cioè, infatti la moglie di Bossi è originaria di un paesino a 10-15 km da Agrigento, e questo io non lo sapevo, rimasi così come per dire, insomma, cioè, mi parlate male di noi e poi venite a cercare le nostre donne, insomma, un po' di incoerenza. E così, questa è una piccola chicca così che ricordo anche in maniera divertente. Invece un'altra un po' più tragica, appunto, parlando di magie e di tragedia della Sicilia, un po' più tragica che al limite del surreale, però purtroppo era così. Ad Aci Sant'Antonio, nella provincia di Catania, un paesino nelle pendici dell'Etna, andammo a trovare questo cliente, con questo signore con cui ero in giro per la Sicilia, e raccontò questo fatto che il giorno prima era andato, qualche giorno prima, era andato lì da lui un signore chiedendogli di pagare l'assicurazione per il suo piccolo cantiere che aveva la sua bottega artigiana. E lui chiese, mi pareva di averla già pagata l'assicurazione, ovviamente l'assicurazione, detto tra noi, insomma, non è che è un'assicurazione normale, dietro l'assicurazione c'è il pizzo mafioso, insomma, per intenderci, o comunque c'è la parvenza dell'assicurazione, però poi sotto c'è la protezione, insomma, ecco. E che
lui pagò e poi dopo chiamò l'altra persona a cui aveva già pagato e dicendo: ma è venuto un signore qua, mi ha chiesto di pagare l'assicurazione. Ah sì? Guardasse un giornale domani, cioè come? Dicevo, hai pagato a me, non dovevi pagare a quell'altro. Guardasse un giornale, cioè guardi il giornale il giorno dopo, e purtroppo il giorno dopo la persona che era andata da questo signore, questo si chiamava Battiato, fra l'altro anche lui come il cantante, era sul giornale ed era stato ucciso. Ecco, per intenderci, qui funziona così abbastanza in maniera micidiale le cose in Sicilia. Un'altra cosa, piccolissimo aneddoto, c'è un ristorante in quel di Palermo, i Vespri Siciliani, che si ricorda un po' la storia, i Vespri Siciliani erano persone che si ribellarono, vabbè, insomma, alla tirannia del momento. Andammo lì a mangiare, sempre con un amico manager, da questo signore che era piuttosto potente nella città, era proprietario di vari immobili in quel di Palermo. E andammo lì e all'uscita lui andò per pagare e lo bloccarono, dicevo, come? Lei non deve pagare, cioè non tiri fuori il portafoglio, manderò io uno dei ragazzi alla sua azienda per regolarizzare la cosa. Incredibile, insomma, cioè non, le persone che contano non devono aprire il portafoglio di fronte a delle persone non del luogo, assolutamente, non è una cosa che non va fatta, non va bene. E poi questa stretta di mano finale con la quale ci siamo salutati, che è tipica della Sicilia, dove alla stretta di mano viene appoggiata la mano sopra, come per dire, ok, sei sotto la mia protezione. Questo è un po' le cose di Sicilia. Poi invece, per andare più sul leggero e sull'Osea anche, a Catania, chi è di Catania lo sa benissimo, che cos'è uspacchioso. Uspacchioso, vabbè, tradotto in parole riportabili, è colui che è talmente bello e sensuale che addirittura, insomma, fa emozionare le donne, addirittura facendole bagnare. Ecco, questo è Uspacchioso, che è il personaggio, insomma, il golden boy catanese, Uspacchioso. Ecco, dette queste cose qua, vediamo a che ora siamo ai 56. Io con questo avrei tante cose ancora da raccontare della Sicilia, una su tutte mi piacerebbe raccontare, ma la cosa è abbastanza ampia, la grandezza di un personaggio che, al di là di tutti gli scrittori che potrei ricordare, da Pirandello a Sciascia, l'Italiano Brancati, di cui ho parlato, ma tanti tanti altri, lo stesso Camilleri, andando nell'antichità, una persona di cui non si può non ricordare è il grande Archimede. Intanto su questo una piccola annotazione: alcuni lo chiamano Archimede Pitagorico, ma Archimede Pitagorico era semplicemente solo il personaggio della striscia di Topolino, insomma, era quel personaggio lì che appunto si accendeva la lampada in testa e gridava Eureka quando era un inventore, sì, ricordava l'Archimede, però insomma non c'entra niente, Archimede è Archimede, Archimede di Siracusa, Archimede Pitagorico. Pitagorico semplicemente era l'aggancio, perché è stato un grandissimo matematico, è un inventore. Di lui si ricordano studi dalla geometria all'idrostatica, dall'ottica alla meccanica, intuì le leggi che regolano il galleggiamento dei corpi e tante, tantissime cose che inventò, soprattutto alcune macchine da guerra. Durante l'assedio romano della seconda guerra punica,
dove lui perfezionò baliste, catapulte, e poi c'è questo, e questo rimane un po' nell'alone perché non ci sono fonti storiche precise, documentate sulla famosa invenzione degli specchi ustori, cioè gli specchi che incendiano, col quale appunto lui dovrebbe aver incendiato alcune navi che cercavano di assediare Siracusa. Su questo rimane un alone non ben chiaro, soprattutto per i materiali, cioè l'ottica, cioè lui facendo appunto tanti studi, però pare difficile che abbia messo a punto appunto degli specchi parabolici, perché insomma ancora la tecnologia, no? Cioè lui c'era arrivato con i suoi studi a capire che questo sarebbe potuto accadere, però poi la tecnologia ancora non era abbastanza avanti nello studio dei materiali, appunto. Con questo, con Eureka, ho trovato, io vi auguro di aver trovato interessante questo mio excursus sulla Sicilia, e sicuramente vi invito ad andarla a conoscere, questa bellissima terra, martoriata anche in questi giorni soprattutto. Io ho visto Pozzallo, per esempio, questo porticciolo caratteristico, tipico, direbbero gli inglesi, del sud della Sicilia, che purtroppo invece in questi giorni è diventato anche un po' un punto di attracco di tante navi e di tanti anche feriti e non solo, che appunto arrivano nelle nostre terre. Questo è un peccato, insomma, la Sicilia è una terra stupenda, bellissima e variabilissima, appunto, ricordavo anche i monti, soprattutto le fonti d'acqua, montane e quant'altro, e non è solo mare, ecco appunto la Sicilia è sicuramente la radice della nostra cultura moderna, dall'ellenismo, dalla Magna Grecia, fino ai giorni nostri, ha segnato sempre alcuni capitoli importantissimi del nostro percorso ideativo e artistico e anche di civiltà. Quindi grazie a tutti i siciliani e a tutta la Sicilia. Con questo io vi saluto, vi rimando alla prossima trasmissione fra 15 giorni, che lasciamo in sospeso di che cosa parlerò, appunto di che cosa stiamo parlando, e con questo passo la parola al mitico Ugo, che è in regia, e quel di Modena, che ci racconta con quante radio e con quante realtà siamo connessi. E con questo, per chi va in vacanza, buona vacanza, ma non dimenticate mai di ascoltare Radio Science. Ciao! Grazie Miro, io voglio ricordare a tutti quanti che noi siamo oltre su Radio Salus, ci si può seguire anche su Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Val di Chiana, Modena Noi Radio e anche le nostre nuove new entry, che sono ben tre, sono Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie, che come sempre ci si può seguire sulle web TV di radioscience.it oppure sulla nostra pagina Facebook. Con questo io saluto tutti quanti e una risentirci fra 2 settimane. A presto!